Eccoci qua, caro Bollette, dite la vostra, tantissimi messaggi, grazie veramente anche stasera, sono le 22.12 sempre in diretta, vi chiediamo sempre di scriverci, di mandarci le vostre opinioni, se avete domande per i nostri ospiti, sono tutti esperti nel settore dell'energia, quindi chiedeteci pure come avete già fatto. Dei problemi delle famiglie legati al caro scuola non ne hanno parlato in TV, hanno furbescamente parlato soltanto del governo che regolarizzerà circa 149.000 insegnanti, per lo più meridionali. Vergogna. Ah, vi anticipo che domani sera una puntata speciale importante sulla scuola del Veneto con la nuova responsabile delle scuole della regione del Veneto, con l'assessore Elena Donazzan, tanti altri ospiti, proprio per capire la scuola in Veneto, dove sta andando, quali sono i problemi, sentiremo le famiglie, gli studenti. Insomma, domani sera, come sempre, alle 21.05. Notizia bomba arrivata adesso sui siti online, domani la troverete sul giornale. In Vaticano arrestato un arcivescovo polacco su indicazione, dice l'ANSA, dello stesso Papa Bergoglio, quindi diciamo che il pontefice ha autorizzato questo arresto per pedofilia, una notizia clamorosa perché l'arresto è avvenuto all'interno della città del Vaticano. Buonanno, Buonanno entra tra i politici, vedrete come tutti i sindacalisti, Buonanni, la candidata alla successione, leggevo, sarebbe Anna Maria Furlan, quindi un altro nome veneto, padoano o padoan che dir si voglia, Lorenzin, insomma ci sono tanti veneti sia pure indirettamente all'interno delle istituzioni. Se volete sapere come si comporta l'ENI, chiamatemi, ne sentirete delle belle. Se ci dice di chi si tratta, la chiamiamo volentieri. Allora, dottore, andiamo a Gianni Vido, che è direttore commerciale Est Energy. No, la gente si chiede, no? Poi, fondamentalmente, quando c'è crisi, quando ci sono le bollette spesso difficili da decifrare, come si fa a risparmiare? Cioè, un utente, al di là degli spot a volte che si vedono in televisione, dove c'è un testimonial che dice scegliete me, scegliete un altro per risparmiare, cosa può fare? Ci sono diverse leve, no? Perché il primo problema nasce dalla disponibilità finanziaria, diciamo, della famiglia nel pagare magari inaspettatamente una bolletta inaspettata, no? Sì. E allora su questo fronte si può pensare a cercare delle offerte che magari ti facciano recapitare delle bollette, diciamo, a importo costante, una sorta di tariffa flat come c'è nella telefonia, e quindi questo ti agevola perché tu hai una pianificazione in casa, sai che devi spendere 100 euro ogni bimestre e accantoni e non ti arriva la sorpresa. E su questo è un'offerta che tra l'altro noi come Est Energy vediamo che ha molto gradimento, a Padova un 10% degli utenti la utilizza. E poi l'altra leva è la leva del prezzo. Prima abbiamo visto quel messaggio in cui ha risparmiato il cliente il 25%. Sì. Allora, si possono ottenere dei risparmi significativi. Il 25% è tanto perché probabilmente è rapportato a una componente. Perché la bolletta, l'abbiamo parlato all'inizio, è fatta grosso modo di tre parti, ma solo una parte comprimibile, e questa comprimibile, che è quella che negoziamo noi con la materia prima a monte e poi rispetto a quella che vendiamo, è di qualche punto percentuale, lo vedete nel sito anche dell'autorità, è 5-6%, quindi lì si gioca rispetto all'autorità, vuol dire che quel cliente lì probabilmente aveva un prezzo anche più alto dell'autorità prima ed ha ottenuto un buon risparmio. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che bisogna interrogarsi e chiedersi magari ogni anno, ogni due, se la bolletta, il prezzo che sto pagando è quello più idoneo, e non è il caso di magari fare un'indagine e cercare una soluzione migliore, un po' come si fa con la telefonia, insomma. Il cliente quindi è tenuto ad essere un po' più attento a queste cose con il mercato libero. Poi, diciamo, il risparmio invece di energia vero e proprio, io credo che nel settore energia il futuro sarà proprio, lo dico contro interesse delle nostre aziende, proprio nel filone dell'efficienza energetica. Lì adesso c'è effettivamente
il tasso di crescita maggiore, perché noi aziende che operiamo con le energie primarie in questi ultimi anni abbiamo visto un calo, proprio perché c'è la crisi, c'è la diminuzione dei consumi. In realtà quelli che stanno vedendo una crescita non sono neanche più quelle delle fonti rinnovabili, perché anche lì si è saturato un po' il mercato, sono quelli che fanno efficienza. Quelli che fanno efficienza cosa vuol dire? Non so, per esempio per il riscaldamento a casa mettere un cappotto che fa risparmiare nell'isolamento termico, oppure fare altri interventi di questo tipo, consente di ottenere dei risparmi. Certo che per fare queste cose ci vuole la capacità finanziaria di mettere l'investimento iniziale, e quindi questo forse non è per tutti, questo è un limite. Anche un'altra norma che adesso è sotto forma di schema di decreto legislativo e che nasce per attuare una direttiva europea, la 27, imporrà a tutti gli amministratori di condominio, e qui è molto interessato una realtà cittadina come Padova, come Trieste, dove i condomini sono centinaia, sì, entro il 2016 l'obbligo di mettere dei contabilizzatori, dei piccoli computerini ogni calorifero, e questo è un altro sistema per ottenere un risparmio. Anche qui però bisogna fare un piccolo investimento, e quindi ci si scontra sempre con la disponibilità di denaro iniziale, ma credo che su questo fronte le aziende poi riescano anche a proporre dei pacchetti, no? In cui magari si fa l'installazione e magari gli si diluisce l'investimento, che il cliente neanche si accorge perché lo vede attenuato dal risparmio. Bene, allora avete perso il lavoro, non ce la fate più a pagare le tasse, Equitalia è subito pronta a mettere all'asta la vostra casa, avanti un altro, è tutto calcolato, via da Roma. Pensavo tra l'altro, mi hanno detto che adesso nelle grandi città, ma forse non solo le grandi città, nei condomini con riscaldamenti centralizzati si possono applicare delle valvole, in modo che poi invece di fare andare il riscaldamento a palla quando si è magari in vacanza un mese, sono queste di cui dicevo. Sono questi sistemi di contabilizzazione del calore, che fanno sia termoregolazione ma anche ti contabilizzano. Quindi se per esempio nel condominio ci sono 10 appartamenti e uno se ne va via, quello lì se non usa il calore, dopo lui paga il calore effettivamente usato, non più come adesso che viene diviso per i millesimi, quindi uno paga in base alla superficie e non in base all'utilizzo. Dopo con questi sistemi si va verso anche una più precisa misurazione. Presidente, senta, torno a lei perché tanti spunti stasera, ma a me colpiscono soprattutto quelli che dicono: io non riesco a pagare le bollette, no? No, non ce la faccio. E poi l'altro che diceva: occhio agli anziani, perché ci sono quelli che vendono contratti presunti porta a porta, che tirano delle bidonate pazzesche, e questo in effetti risulta. Ma ecco, uno che non paga, perché non ce la fa? A cosa va incontro in sostanza? Guardi, purtroppo va incontro alla chiusura. Anche qui chi norma, chi regola il mercato è ancora una volta l'autorità, per cui è evidente che se il cliente non paga con i tempi e con le modalità previste dalla norma si va a chiudere il contatore. Io le posso dire che cosa succede nelle aree dove noi operiamo. Negli ultimi 2 anni noi inevitabilmente, lo diceva prima anche il dottor Vido, abbiamo visto un incremento da parte delle persone che sono in difficoltà. Siamo passati da circa 4.000 a 8.000 clienti che ci chiedono la rateizzazione della bolletta. Siamo intervenuti anche su questo, andando incontro alle difficoltà dei clienti. Quindi nel momento in cui il nostro cliente o ci contatta via telefono o si presenta presso i nostri negozi, diamo la possibilità, purché non ci siano dei pregressi, cioè delle situazioni già ripetute nel passato, ma cerchiamo comunque di andare incontro e diamo la possibilità di rateizzare, arrivando anche a gestire le bollette con importi minimi in più mesi. Poi è evidente che la società a un certo punto deve intervenire, e oltre non si può andare, e si va inevitabilmente verso la chiusura.
Però come dicevo prima, per fortuna viviamo in una zona che vive una crisi, che sta soffrendo tantissimo, ma che rispetto ad altre zone ci consente ancora di lavorare abbastanza serenamente. Senta, invece per evitare le truffe, insomma, perché in effetti ci sono persone che girano, insomma, chiunque di noi le avrà incontrate, dice guardi firmi qua perché questo le risparmia, avrà un risparmio del 30%, gli anziani spessissimo cadono in queste trappole. Sì, purtroppo no? Sì, sono casi che si presentano frequentemente, basta sfogliare i quotidiani, e devo dire che noi abbiamo fatto una scelta, lo accennavo prima, diametralmente opposta, cioè abbiamo aperto negozi, evitiamo e quindi non ci presentiamo nelle case a suonare i campanelli. Questa è una strategia che utilizzano i grossi competitor nazionali e quindi si affidano ad agenzie di cui probabilmente non conoscono neanche l'esistenza. È vero che Asco Trade opera con una società veneta in questo caso, selezionata, noi formiamo i venditori comunque di queste società, contattiamo i nostri potenziali nuovi clienti via telefono, fissiamo un appuntamento e quindi cerchiamo di dare un'impostazione non aggressiva pur nel rispetto della nostra attività che è quella commerciale della vendita, comunque cercare di fare un contratto in più sempre del giorno prima, perché di questo noi viviamo. Bisogna stare attenti, non mettere in mano le bollette a chi si presenta in casa, perché ci mettono un attimo, basta fare una foto velocemente alla bolletta, catturare il codice che c'è sulla faccia, il codice cliente, e da lì fanno lo switch, cioè passano direttamente il contratto. È vero che si può successivamente tornare indietro, ma in quel momento il danno è comunque fatto. Allora, danni derivano anche da perdite. Vediamo questo servizio che viene riguarda l'acqua, viene da Bassano del Grappa. È ormai da 20 giorni che si ripetono queste immagini. Da tempo infatti sgorga acqua pulita da questo tombino a pochi metri dal civico 3 di Viale Vicenza. Un problema segnalato ai tecnici di Etra, uscite nelle scorse settimane per un primo sopralluogo e ad oggi mai più tornati. Di quella prima indagine sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni, ma da allora l'acqua non ha mai smesso di fuoriuscire, giorno e notte, come conferma chi quotidianamente percorre a piedi questa strada. Sì, da tanto tempo, da tanto tanto tempo. Mi dicevano che sono stati anche chiamati i tecnici, ma per adesso è solo un segno. Sì, stato chiamato e mi passo continuamente che vado a piedi e vedo l'acqua qua che corre, ma adesso stamattina corre più del solito. Uno spreco quello che da tempo si registra a pochi metri dalla chiesa di Santissima Trinità, che sta provocando l'indignazione di molti cittadini. In tanti ci avete chiamato lamentando ad esempio come per il risparmio idrico si possa rischiare persino una multa salata solo per innaffiare orti e giardini, mentre in situazioni come questa nessuno intervenga in tempi rapidi. Ma c'è anche chi ha deciso di tenere conto del tempo e dell'acqua che passano inesorabili. Guardate questo cartello, indica pubblicamente il trascorrere delle giornate. Il nostro obiettivo è che il conto si fermi presto, per questo sottoporremo il problema ai vertici di Etra. Servizio di Barbara Todesco. Assessore, ha visto che c'era un SMS sulla bonifica? Questa impresa, che bisogna capire innanzitutto se è un'impresa agricola o se è appunto un fabbricato di un'impresa che poi paga in base alle superfici. Mi sembra impossibile una cifra, una differenza del genere nel giro di 3 anni, quindi invito casomai nel sito, trova sicuramente l'email della mia segreteria e se mi invia copia delle bollette farò io direttamente una verifica col consorzio di bonifica. Sono cifre che sicuramente pesano poi in quelli che sono i costi, sicuramente nell'ambito anche della tassazione legata ai consorzi di bonifica si guarda a quello che è stato anche l'effetto purtroppo delle criticità che abbiamo visto negli ultimi anni legate proprio alle precipitazioni e anche un sistema di deflusso delle acque superficiali su cui bisogna intervenire, ma sicuramente non bisogna intervenire a discapito appunto dell'utente, dobbiamo trovare quell'equilibrio che guarda soprattutto investimenti che devono arrivare a livello nazionale per garantire che appunto il sistema che molto spesso viene gestito è ancora storicamente legato
a quelli che sono interventi che purtroppo da anni attendono la loro realizzazione. Noi come Regione siamo partiti a investire in maniera notevole con il Presidente Zaia, l'alluvione del 2010 ha segnato un percorso veramente importante di investimenti strutturali, dalle casse di espansione a una manutenzione e messa in sicurezza di un sistema idraulico dai fiumi principali al sistema secondario di competenza dei consorzi importanti. Certo, l'arretrato purtroppo di 40 anni di scarsa attenzione pesa e quindi dobbiamo guardare con attenzione. Però, ripeto, se possono appunto inviarmi copia delle bollette, poi farò la verifica direttamente. Bene, grazie molto. Professor Lorenzoni, allora tantissimi sms. Stasera Conte, cosa volete fare con il piano cave a paese? Poi sentiremo di nuovo l'assessore. Un altro sms parlava della green energy o della green economy, dice se finisce va benissimo, ma se finisce nelle mani dei soliti noti poi faranno soldi a palate con la combutta dello Stato. Ecco, ma è davvero una prospettiva questa green energy? Ci sono posti di lavoro, insomma è un settore che può creare occupazione? Beh, indubbiamente, l'ha già detto molto bene il professore, il mondo dell'energia nell'ultimo decennio è cambiato irreversibilmente verso un modello che non prevede più le grandissime aziende, che prevede investimenti di piccola taglia, che prevede delle fonti di energia diverse da quelle del passato. Questo per delle ragioni economiche proprio. Quindi, fotovoltaico, facciamo qualche esempio. Ma non solo fotovoltaico, anche l'utilizzo del gas. Non ha più senso costruire delle centrali di grandi dimensioni che hanno dei rendimenti poco maggiori di quelli di impianti di piccole dimensioni che sono integrati a processi produttivi. Oggi nel nostro territorio stanno nascendo questi tipi di impianti, la Regione anche ha cercato di favorire la penetrazione di queste tecnologie. È un cambiamento però che sta avvenendo in maniera dirompente in Europa, si parlava prima della Germania, ma sta avvenendo in tutto il mondo. Quindi parlare di energia di domani significa di necessità parlare di green energy, intendendo con green energy una conversione energetica attenta ai rendimenti e attenta alla sostenibilità. Oggi è un dato di fatto, è molto più economico investire nell'eolico che non in qualsiasi combustibile fossile in gran parte del mondo. Teniamo conto che la domanda di energia nei prossimi 20 anni verrà in gran parte da paesi che oggi hanno dei consumi risibili. La interrompo un attimo, una parentesi, sono stato giorni fa in Scozia e sono rimasto stupito perché non ho mai visto in Italia né altrove delle pale eoliche che creano energia in mare, cioè in mezzo al mare, non lontano dalla costa, sarà stato un miglio, ma ne vedevi un centinaio che ovviamente... Questi sono dei grossissimi investimenti che sta facendo il governo inglese lungo le coste. L'idea è di utilizzare le competenze molto forti dell'industria petrolifera del Mare del Nord per questo tipo di industria. Cioè da noi ancora diciamo ci sono molte polemiche, dice ma devastano il paesaggio, rovina il paesaggio, ma insomma in realtà ma teniamo conto che quanta parte di fabbisogno possono coprire, diciamo dal punto di vista dell'energia. In Gran Bretagna possono coprire interamente il fabbisogno elettrico, chiaramente poi la rete sarebbe complicata da gestire, per cui non ha senso pensare di spingere così tanto, ma la Germania, l'Olanda, il Belgio stanno lavorando a utilizzare l'industria del Mare del Nord per questo tipo di tecnologia, con dei costi che sono assolutamente contenuti. Oggi grande dibattito c'è in Francia, dove si pone il problema di sostituire le centrali nucleari che iniziano ad avere i 60 anni di vita per cui sono state progettate. Vengono sostituite con nuove centrali nucleari o vengono sostituite con, per esempio, l'eolico? Andando a vedere i conti e la rischiosità degli investimenti, ma non c'è paragone. Chiaro che poi intervengono anche una serie di considerazioni dal punto di vista strategico, dal punto di vista del paese, che devono entrare nella valutazione, che possono condizionare. Però ecco, oggi parlare di energia significa di necessità parlare di green energy. Questo vuol dire, e secondo me è l'aspetto importantissimo che dobbiamo guardare, vuol dire andare a investire localmente. Non più grandi impianti fatti da poche aziende, pensiamo alle centrali nucleari, sono 4 le aziende al mondo che possono fare una centrale con i parametri di sicurezza che necessariamente sono richiesti. Se parliamo di solare, se parliamo di fotovoltaico, abbiamo centinaia di aziende, utilizzando conoscenze, capitale e lavoro locale,
Questo è l'aspetto, un modello economico diverso, che però è anche l'aspetto che sta mettendo in crisi il nostro settore energetico, perché vuol dire cambiare l'identità degli investitori. E questo, capisce bene, non è una cosa che sia facile da fare, non è una cosa indolore, non è una cosa che si può fare senza un disegno, una visione, che è quella che in questo momento a livello nazionale manca e anche a livello locale, consenta l'assessore, però abbiamo bisogno di avere dei target, degli obiettivi. Abbiamo bisogno di ispirare i nostri giovani, far capire che c'è la possibilità di lavorare, c'è la possibilità di migliorare la gestione del territorio. Se io penso, si parlava prima dei regi decreti del 33, ma io dico, per fortuna li abbiamo nel campo dell'idroelettrico, il regio decreto del 33, una legge fatta benissimo rispetto alle leggi che siamo capaci di fare oggi, perché aveva già visto come legata all'idroelettrico ci fosse una rendita che poteva servire alla gestione del territorio. Oggi questo non lo stiamo facendo in maniera efficiente, stiamo utilizzando in maniera diversissima il denaro che viene da quegli impianti. Abbiamo bisogno di avere le idee chiare. Le grandi concessioni idroelettriche scadranno a partire dal 2029, ma il 2029 è dopodomani, quando parliamo di grandi impianti. Sono state prorogate? Sono state prorogate per la privatizzazione di Enel, e c'era necessità di dare valore ad Enel, e quindi certo, ma dobbiamo essere, avere già un'idea chiara di come pensiamo di utilizzare queste risorse. Professore, poi le chiederò del nucleare, perché insomma c'era stato il referendum che aveva chiuso le centrali nucleari in Italia, tante polemiche anche lì ancora oggi. Mi sapete dire quanto costa un kilowattora? Ho cambiato gestore, pago e pago sempre di più, alla fine poi si torna sempre a quanto si paga, no? alle tasche. Io pago, come diceva, e io pago, diceva Totò, incarnando un po' il contribuente italiano, insomma il padre di famiglia che poi alla fine deve vedersela lui. Vediamo come se la vede a San Giorgio in Bosco il sindaco, che rispetto alla la famigerata Tasi ha preso dei provvedimenti. Vediamo il nostro servizio. Tre cartelli ben evidenti posizionati all'esterno del municipio e dell'ufficio tributi per chiarire una volta per tutte e a tutti che quel nuovo balzello, la Tasi, all'amministrazione di San Giorgio in Bosco proprio non va giù. È questa l'idea venuta al primo cittadino, Roberto Miatello, che spiega così la provocatoria iniziativa. Qui siamo veramente alla canna del gas e i cittadini, quando adesso si troveranno a pagare la Tasi, devono sapere da dove arriva questa ulteriore tassa. Perché è il federalismo al contrario, perché la Roma ci succhia il sangue e poi dicono: volete garantire i servizi minimi ai vostri cittadini? Proprio il comune di San Giorgio in Bosco ha rabbalzato le cronache solo poche settimane fa per aver scelto di applicare l'aliquota minima dell'1 per 1000. La media nazionale è 0,2, quindi già nel mio comune abbiamo fatto un grosso sforzo per non andare a incidere nelle tasche dei cittadini e soprattutto per garantire i servizi che abbiamo garantito in questi ultimi 6 anni di amministrazione Miatello. In molti a San Giorgio in Bosco hanno dimostrato apprezzamento per la nuova iniziativa del loro sindaco, che è arrivato persino a scusarsi con i propri concittadini. Certo, cosa vuole che mi resti da fare? Siccome sono un cittadino anch'io e so le difficoltà che hanno le famiglie, perché anch'io ho una famiglia, cosa vuole che facciamo? Più di chiedere scusa, perché questa è un'ulteriore tassa che ci viene imposta da Roma, ma ci viene imposta perché da Roma ci tolgono le nostre risorse, perché il mio comune, con l'IRPEF e tutte le tasse che ci vengono, che dobbiamo pagare, potrebbe benissimo non aumentare le tasse per i prossimi 10 anni. Intervista di Barbara Todesco, il sindaco avvilito chiede scuse. Beh, insomma, una frase significativa e dimostra lo stato d'animo di un primo cittadino che deve fare il gabelliere. Molti sindaci dicono: noi facciamo i gabellieri dello Stato, e molti sindaci addirittura invitano alla disobbedienza fiscale. Andrea Mosca Toba. Allora, rispetto, torniamo un po' all'esigenza di avere fonti di energia, ovviamente, che possano essere adeguate al fabbisogno nazionale, però anche dei costi piuttosto elevati e in momenti di crisi la difficoltà delle famiglie e delle imprese, perché molte imprese dicono che si trasferiscono all'estero non solo per la
pressione fiscale altissima, no? Siamo in Veneto, 67%. Arriviamo a volte al 70%, ma lo fanno anche per i costi energetici altissimi. Beh, certamente energia e tasse sono due elementi, unitamente anche al costo del lavoro, sono gli aspetti che maggiormente incidono su quella che è l'attività di un'impresa. Ed è chiaro che è proprio su questi aspetti che bisogna intervenire. Intervenire portando efficienza all'interno dell'azienda anche per quanto concerne oggi la tecnologia, ad esempio, ci aiuta tantissimo, nel senso che diceva prima qualcuno, quello che 10 anni fa potevamo immaginare oggi è completamente stravolto, nel senso che gli aspetti tecnologici anche nell'efficientamento energetico, anche dei cicli produttivi, possono aiutare tantissimo. A me è un po' balza agli occhi il fatto che, ad esempio, quando si parla sempre di quelle scelte strategiche, nel momento in cui oggi, per gli ultimi anni si è dato grande impulso anche a quello che possono essere a un certo punto l'inserimento di quella che è l'energia rinnovabile, l'energia alternativa, diciamo, si è dato grande incentivazione al solare e sul solare si è speso anche molto. Perché questo è un po' un dato di fatto. Per assurdo si sono incentivate anche aziende a cercare di occuparsi di energia, anche se prima magari si occupavano di tutt'altra cosa. Cosa vuol dire? Che quelli che erano i vari conti di energia, che sono stati comunque a un certo punto determinati dallo Stato, hanno creato anche quelle condizioni a qualcuno di dire che forse era meglio guadagnare più sul vendere l'energia, grazie anche al conto energia, che non su fare quella che era l'attività che a un certo punto era quella consueta. E questo ci deve fare riflettere, perché ad esempio per quanto riguarda le incentivazioni, noi abbiamo speso molto di più di quello che per quanto riguarda l'efficientamento. Per quello che riguarda le incentivazioni, noi abbiamo speso molto di più che per quello che riguarda la ricerca. E quando diciamo noi, bene o male sulla bolletta energetica, quei conti energia e quant'altro per le rinnovabili, noi comunque abbiamo un'incidenza di un 10-12% orientativamente. E questi sono aspetti che in una logica di strategia energetica alla lunga si pagano. Cosa significa questo? Che se noi vogliamo a un certo punto trovare le condizioni per riportare efficienza a quello che è l'elemento comunque legato all'energia, forse dobbiamo anche cambiare qualche cosa. Noi come sindacato da tanto tempo sosteniamo che uno dei problemi è il problema decisionale, ad esempio la riforma del titolo quinto della Costituzione ha determinato anche comunque una tensione legislativa tra Stato e Regioni su qualsiasi tipo anche di scelta di carattere energetico, che comunque in molti casi ha anche ingessato quelle che erano le opportunità. Un altro aspetto che bisogna a un certo punto riprendere, quindi vuol dire riportare allo Stato quella capacità di decidere nei termini energetici, nei termini strutturali, che deve essere a un certo punto vocato semplicemente allo Stato nazionale. D'altra parte bisogna riaprire un nuovo tipo di relazione, un nuovo tipo di incontro con quelle che sono le comunità locali, perché oggi è anche amaro verificare che su qualsiasi cosa che possa comunque anche lontanamente riflettere l'intenzione di fare degli investimenti anche di carattere energetico, c'è il no delle comunità, il no della politica, il no dei sindaci, nel senso che c'è un grande rifiuto di assumersi delle responsabilità. Io ritengo che su questo da una parte le tecnologie ci possono aiutare tantissimo, ma però lo Stato deve cominciare a riprendere la nazione, deve cominciare a riprendere il coraggio di fare delle scelte. Allora, siamo veneti lavoratori onesti, abbiamo sempre pagato il dovuto, ora però sono troppo alte le tasse, siamo stanchi, delusi, passa la voglia di lavorare e vivere in queste situazioni. Noi leggiamo gli sms per i nostri amici non vedenti. Allora, vediamo intanto un altro servizio, perché non so se dove eravate ieri sera intorno alle 20, ma se eravate nel Trevigiano o a Venezia avrete visto uno spettacolo inconsueto, insomma, ormai sta diventando, però è stata una grandinata soprattutto a Venezia, che ha imbiancato Calli e Campielli. Vediamo cosa è successo proprio ieri sera attorno alle 20.
Lampi, tuoni, vento. A prima vista sarebbe potuta sembrare neve, invece era grandine. Una violenta grandinata durata circa 15 minuti che lunedì sera si è abbattuta sulla laguna e sulla terraferma e che ha reso il paesaggio veneziano quasi spettacolare, tanto da indurre moltissime persone a riprendere l'evento con il cellulare. Calli e campielli completamente bianchi, compresa Piazza San Marco, dove contemporaneamente è arrivata l'acqua alta, visto che il livello dagli 80 cm previsti ha raggiunto il metro. Pezzi grossi come noci. La grandine caduta in maniera così copiosa ha fatto da tappo, causando numerosi allagamenti a macchia di leopardo, soprattutto in terraferma. A Mestre, in via della Libertà, era un unico grande lago con problemi per gli automobilisti. Allagamenti anche a Porto Marghera e nei dintorni di Corso del Popolo. A Jesolo e Chioggia vento fortissimo fino a sera inoltrata, ma al momento non sono stati registrati particolari danni. Il sole che ha svegliato i veneziani è stato però d'aiuto nella risoluzione di piccole criticità idrauliche, inevitabili in laguna dopo la violenta grandinata. Allora, servizio di Ilaria Marchiori, prima di tornare dal professor Gosto, volevo chiedere all'assessore, ho visto degli sms, ho visto si pagano, costa ancora le bollette anche per le accise, cioè in effetti queste accise, no? Un giorno ne parlavo con Bortolussi della CGA di Mestre, diceva noi paghiamo queste accise per il Vajont, per la Valle del Belice, per l'Abissinia, non so, cos'altro ancora, e oltretutto tutti questi soldi vanno nel calderone, cioè dovrebbero essere destinati appunto a creare le strutture contro le calamità e finiscono invece nel calderone nazionale, no? È per questo che qualcuno dopo l'alluvione del 2010 chiedeva appunto al governatore Zaia di mettere un'accise proprio per la sicurezza idraulica. Certo. La scelta è stata fatta quella di non farlo perché giustamente lo Stato deve pensare di investire nel territorio e garantire quella che è la sicurezza già con le tasse che si pagano. E forse è questa la dimostrazione che lo Stato non riesce effettivamente a gestire quelle risorse che appunto riguardano eventi che ormai sono passati ma che continuano appunto a pesare sulle bollette, perché purtroppo c'è un sistema di spesa incontrollata, perché alla fine è questo il problema. E quindi quel famoso discorso sui costi standard rispetto ai costi storici è fondamentale. Mettere in maniera definitiva quelli che devono essere i costi dei servizi e soprattutto della gestione di certe competenze, sia a livello nazionale sia nel territorio, che siano costi adeguati effettivamente ai servizi, ma che hanno un limite e non possono appunto pensare di compensare quella che è l'incapacità di qualche amministratore a tutti i livelli nel poter gestire appunto le risorse pubbliche. Grazie. Allora, una cosa su quella di Paese, sì. delle cave, sì, sì, sì. Ecco, visto che riguarda un piano cave che è stato appunto sospeso dal Consiglio e rimandato in Commissione. Oggi ho ricevuto da parte proprio del Sindaco di Paese una sollecitazione inviata al Presidente Zaia e a tutto il Consiglio di procedere ad approvare questa legge. Una legge ostacolata anche sulla stampa da parte appunto del settore degli imprenditori delle attività estrattive e invece una legge che è voluta soprattutto dai sindaci del territorio che vogliono finalmente poter contare anche su certe scelte che hanno un impatto forte. Quindi io spero, visto appunto questa contraddizione anche dei ruoli e soprattutto anche dell'influenza all'interno del Consiglio, si possa procedere a una revisione in Commissione, ma un'approvazione definitiva che sicuramente è fondamentale per garantire che appunto, come purtroppo è successo al Paese, non si continui con quell'obiettivo di appunto occupazione di suolo, di escavazione magari in falda, la tutela dell'acqua è sicuramente una priorità. E quindi sono sicuramente aspetti che in questa legge sono previsti e sono sicuramente fondamentali per garantire i cittadini e soprattutto i primi cittadini che molto spesso sono stati superati da scelte sopra la loro testa. Non mangiamo più a forza di pagare, è davvero ricorrente di non arrivare neanche più alla fine del mese ma alla prima settimana del mese. Professore. Ma io invece di risparmio energetico parlerei di ottimizzazione energetica. Lascerei stare la questione del risparmio energetico.
ottimizzazione energetica, che significa una conoscenza, siccome anche qui mi sembra di aver capito che siamo d'accordo su un sistema energetico e non sulla monocentralità di una energia, significa una conoscenza del territorio, una conoscenza delle energie presenti nel territorio. Quindi il sistema energetico è conoscenza, ma allora a questo punto giocano un ruolo fondamentale, secondo me, regioni e comuni. Perché? Perché negli strumenti urbanistici, cioè gli strumenti che regolano l'attività edilizia all'interno dei territori, non esiste la voce energia. E questo che significa? Ma ora, energia non significa attaccare sopra i tetti comunque essi siano dei pannelli solari, ma significa rivedere l'uso dei materiali, le forme degli edifici, i rapporti di concentrazione e non concentrazione dell'edificato. Cioè stiamo cambiando con questa nuova cornice energetica, stiamo cambiando le forme urbane. Questa è una cosa importante, ma allora questo deve essere presente, deve partire da chi gestisce la cosa pubblica a livello locale. Sindaco Ribella, ecco perché ci vogliono oggi 45 minuti da Cittadella a San Giorgio in Bosco per i lavori in corso. Addestrati per le colpe. Allora, Presidente, vogliamo, lo dico anche a Dottor Vido, vogliamo spiegare sto conguaglio, perché se ne sono già arrivati 20 di sms sul conguaglio. Sì, guardi, le società di vendita, per obbligo di legge ancora una volta, devono fare la lettura dei nostri contatori due volte all'anno. Ascotrade lo fa tre volte all'anno, si fa carico della terza lettura. Nella prima bolletta dell'anno, quella che viene più contestata quando si parla di conguaglio, viene applicato dal 15 al 16% del consumo dell'anno precedente, del consumo storico che è stato effettuato, e anche questa è un'indicazione che viene data dall'autorità, quindi le 200 società che vendono gas ed energia elettrica in Italia fatturano sulla prima bolletta dell'anno questa quota. Ed è per questo motivo che poi noi ci troviamo un carico maggiore. Il dottor Vido accennava bene prima quando diceva c'è la possibilità di fare la rata costante. Io aggiungerei anche l'autolettura, è un ottimo strumento l'autolettura per mettere in condizioni le società nel momento in cui fanno la fatturazione di fatturare esattamente il consumo reale che noi abbiamo bloccato con l'autolettura. Qui ci sono alcune aziende che vendono che giocano un po' con il periodo. C'era un SMS prima che faceva riferimento a questo aspetto. Sì. Il segreto è arrivare a fine mese, avvicinarsi il più possibile al 30 del mese, nel momento della scadenza della fattura, perché in quel momento si accorciano i giorni mancanti che verrebbero in quel caso sì conteggiati come acconto sullo storico che il cliente ha effettuato l'anno precedente. Sì. Quindi avere l'accortezza di avvicinarsi il più possibile alla fine del mese. Altre aziende tengono la finestra aperta 10 giorni, per quanto riguarda Scotrade noi siamo operativi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per cui qualsiasi persona che utilizza il sistema dell'autolettura, e lo può fare attraverso l'app che abbiamo rilasciato, attraverso il nostro sito e lo sportello web che abbiamo, oppure telefonando al numero verde che c'è scritto nella bolletta, quindi con il massimo della comodità, utilizzando i sistemi che più siamo abituati a utilizzare, ed è un ottimo sistema per mantenere la bolletta flat, quindi consumi certi. Bene. Dottor Vido? Ma aggiungo poche cose. Allora faccio solo una piccola parentesi. Nel passato, prima della liberalizzazione, l'azienda era unica, per cui faceva le letture, faceva la bolletta appena finita la lettura. Adesso queste cose hanno procurato nell'ultimo decennio, no? dei fastidi, chiamiamoli pure così, ai clienti, perché spesso la lettura viene fatta in un periodo magari non coerente con quello della bolletta. Andiamo però verso un futuro
il futuro, questo è quello che abbiamo nel presente, il futuro è quello di che anche nelle famiglie ci saranno i contatori elettronici che già ci sono adesso nella parte della fornitura elettrica, ci saranno anche nel gas, dico per le famiglie perché oggi già ci sono nelle imprese, quindi anche tutta i consumi del gas verranno misurati come quelli che ci sono dell'energia elettrica tramite remoto, tramite diciamo una telecomunicazione, e quindi il dato sarà molto più diciamo più disponibile in tempi brevi. Senta, ecco, un altro problema di cui spesso si parla, oltre alle truffe, quando si racconta delle disavventure a cui vanno incontro gli anziani, è quello del poter o non poter recedere da un contratto. No? Dice, uno ha un contratto telefonico, di gas, quando decidi per un motivo o per l'altro di andartene, diventa un calvario. No? È così? Sì, e come sì. E qui c'è una normativa che tutela molto il consumatore, però che c'è un codice diciamo, di condotta commerciale per i venditori che si devono comportare in un certo modo, c'è un codice del consumo che impone ai venditori di comportarsi in un certo modo, ma c'è anche tutta una serie di diritti del consumatore, però il problema è che sono diritti un po' complicati e la signora Maria non li conosce. No? Allora io do qualche informazione. Se si ha il dubbio di essere stati contattati e di avere sottoscritto magari involontariamente, perché basta da una telefonata dire un sì, adesso in passato era anche la truffa arrivava a questi livelli, no? Adesso gli operatori sono obbligati a mandare una conferma scritta del contratto avvenuto o tramite lettera o tramite telefonata. Quindi si avrà notizia dell'avvenuto probabile contratto, magari non richiesto, e cosa si può fare? Una volta che si ha la certezza che è stata fatta questa contrattualizzazione non richiesta, si hanno 40 giorni di tempo e si chiede subito l'annullamento senza avere alcun onere e senza avere tutti gli oneri sono a carico di chi ha commesso, diciamo, il malefatto. Quindi quello che dico è, se si ha solo il dubbio di aver concluso un contratto anche senza aver firmato, ci si aspetta nei giorni seguenti la conferma, appena arriva si fa la richiesta di annullamento all'azienda. Bene, grazie. Professor Lorenzoni, un altro sms che spesso si ripete è, insomma, non avete voluto il nucleare, adesso beccate di questi aumenti e la mancanza di energia. No? Lei come la pensa su questo? Io dico che se avessimo fatto le 4 centrali nucleari che erano previste, avremmo un debito in più caricato sulle bollette. Il consumo elettrico 2013 è uguale a quello del 2002, se ricordo bene. Cioè abbiamo dei consumi molto bassi, abbiamo un parco di generazione che è doppio rispetto al fabbisogno massimo del nostro paese in questo momento, abbiamo un problema di gestire delle centrali realizzate negli ultimi 15 anni che sono ferme o che lavorano per, diciamo, 1000, 1500, 2000 ore l'anno, progettate per lavorarne 8000. Avessimo fatto le centrali avremmo un problema in più. Quindi direi che in questo momento quello che non ci manca è la capacità di produrre energia elettrica. Il problema vero che abbiamo è come gestire questo grosso debito che abbiamo accumulato. Rimane a rischio delle imprese o lo socializziamo? Secondo una parola che piace molto oggi, che vuol dire lo mettiamo nella bolletta della signora Maria e tanto non se ne accorge. Sa quante, si è già detto, quante cose ha la signora Maria. Primo anno di mercato sono stati rubati 10 miliardi di kilowattora, valore commerciale 1 miliardo di euro grosso modo, non li abbiamo più trovati, chi li ha pagati? Lo sa lei che li ha pagati lei? Ecco, faccia, divida per il numero delle bollette, una quota di quel miliardo l'ha pagato lei, come l'ho pagato io, come l'abbiamo pagato tutti, certo. Ma nessuno lo sa purtroppo. Allora ecco, nella gestione del sistema elettrico dobbiamo fare attenzione a questo, a chi lasciamo il rischio degli investimenti, quanto lo vogliamo lasciare sulle imprese, quanto lo vogliamo caricare sui cittadini. Ed è qui che si gioca veramente le scelte importanti. Poi sì, voglio dire, il discorso dell'IVA sulle tasse, ho visto che molti
messaggi si lamentavano di questo. Questo accade in tutto il mondo, l'imposta sul valore aggiunto, sì, purtroppo anche la tassa è un valore aggiunto, perché è un valore che crea dei servizi ai cittadini. Quindi l'economista dice il valore aggiunto è anche quello, e l'IVA viene alla fine, certo, di tutto. No, la cosa sconvolgente, scusi, adesso volevo sentire ancora sulla, su chi paga, chi consuma 13 euro di gas, ma volevo dire, la cosa veramente a me impressiona, forse non so a chi ci ascolta, ma il nostro rapporto deficit PIL è migliorato perché in questo rapporto è entrata la mafia, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita, insomma la criminalità e il suo fatturato, mi pare sia 70 miliardi l'anno, entrando nel conto insieme alle altre solite voci, ha migliorato la situazione del nostro debito. È una cosa sconcertante però, no? Cioè noi miglioriamo i nostri conti grazie alla mafia, che pare che sia necessario, lo fanno anche altri paesi, ma è davvero vergognoso, perché noi dovremmo potercela cavare, secondo me, la mia modesta opinione, con i nostri mezzi, il nostro lavoro, evitando di coinvolgere anche i delinquenti e quello che fanno. Presidente, no, dicevo sulla questione che dice io ho consumato 13 e pago 49, com'è sì, possibile? Ne stavamo parlando adesso col dottor Vido, è una tassazione fissa, e quel 49, mi pare 49 euro era, sì. È riferito ai due mesi ed è un costo fisso che tutti noi ci accogliamo, e fa parte delle spese che vengono condivise sia dalla società che vende sia dalla società che gestisce la rete dove il cliente risiede. Ho capito. Allora impareremo a consumare manco. Assessore, allora chiudiamo questa trasmissione. Sui costi, no? Cioè il consumo è calato perché insomma la gente, le famiglie, le imprese sono in crisi, consumano di meno, insomma, è come quando... È calato il consumo, ma il costo della gestione del servizio forse è rimasto quello. È come la benzina, cala il traffico ma paghi più. Dobbiamo la benzina, appunto, no? Cioè... puntare su quella che è una razionalizzazione anche delle società, delle imprese, soprattutto quelle che municipalizzate, le chiamavano così, che sono appunto pubbliche e che forse hanno... avuto in questi ultimi anni anche rispetto a quello che poteva essere una programmazione un forte incremento dei costi di gestione dovuti anche al personale, a tutto un sistema. Su questo dobbiamo sicuramente razionalizzare, perché come si chiede alla politica e al sistema appunto pubblico di ridurre i costi, dobbiamo farlo anche come lo fanno tutte le imprese che vogliono rimanere sul mercato, di poter razionalizzare i costi di gestione e quindi tentare appunto di mantenere il più possibile basso quello che è il costo poi della gestione che ricade sul servizio che viene erogato. Grazie Assessore. Allora grazie a tutti, davvero una partecipazione straordinaria su un problema che riguarda tutti noi, quello del caro bollette, quindi grazie per gli sms. Se volete rivederli andate sul nostro sito www.reteveneta.it, dove potete anche rivedere tutte le trasmissioni di Focus, compresa questa appena è terminato o poco più in là, cliccate su Focus e potete vedere tutte le trasmissioni che vorrete. Non perdetevi l'appuntamento di domani, vi ricordo è sulla scuola e sulla formazione professionale con la nuova responsabile della scuola nella Regione del Veneto, con l'assessore Elena Donazan, docenti, insegnanti, famiglie, insomma parleremo dei problemi che riguardano un po' tutti. Grazie ai nostri ospiti, buonanotte, arrivederci, state con noi di Rete Veneto. AscoTrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.